Il video di un drone ottenuto a marzo dalla TV tedesca. Un civile in fuga da Kiev lungo l'autostrada E40 si imbatte in un carro armato russo appostato in un boschetto. Spaventato fa inversione, scende, alza le mani, ma i russi fanno fuoco uccidendolo. Ecco la pompa di benzina visibile nel video. È rimasta distrutta nelle ostilità, quando gli ucraini sono riusciti a ricacciare indietro i russi. Questa stazione di servizio è stata teatro di una grande battaglia, ma nulla giustifica l'uccisione indiscriminata dei civili che non c'entravano nulla in tutto questo. Quello nel video non è infatti un caso isolato. I corpi a terra fotografati subito dopo la liberazione non sono di persone uccise dal fuoco incrociato dell'artiglieria. Sono di fatto esecuzioni. I russi hanno preso la mira sugli automobilisti. Lo hanno fatto dalle torrette dei cingolati, che sono ancora qui, bruciati e fanno da sfondo ai selfie, da questo cavalcavia pedonale, oppure da trincee scavate lungo l'autostrada, dalle quali prendevano la mira per fare strage di automobilisti. Il sindaco di Dmitrivska, un paese proprio a questa altezza della E40, dice che in questo modo sono morte 50 persone e ci porta a vedere le prove del massacro, le carcasse delle auto ammassate nel deposito comunale. Sono macchine che parlano. Questa probabilmente era la macchina di un anziano, guardate, guardate. Alcuni giorni fa a Kiev avevamo incontrato un tassista sopravvissuto. Il parasole mi ha salvato la vita, ha deviato i proiettili, credo. Uno è volato qui sopra, l'altro dritto nel poggiatesta, ma ero in questa posizione per fortuna. Crimini di guerra, dunque, da aggiungere a una lunga lista.